Ok, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video haul. Era da tantissimo che non filmavo un video haul, infatti devo farvi vedere un po' di cose che ho acquistato recentemente, ma non solo. Acquisti sia in saldo che non in saldo, ho raccimolato abbastanza cose, spero di non essermi dimenticata niente, ma come al solito alla fine mi dimenticherò qualcosa. Se i video vi piacciono fatemelo sapere con un like e con un commento qui sotto, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e fatemi sapere anche se volete un altro video haul perché già domani io riandrò a fare shopping perché è una malattia. Sì. Vabbè, comunque direi detto ciò, partiamo subito e come prima cosa vi mostro quello che ho comprato da Stradivarius, cioè la busta è enormissima, sembra che mi sono comprato tutto il negozio, in realtà ho preso una cosa, vabbè. Ed è, ta-da! Questo qui è un gilet stupendo, smanicato, fatto in questo modo. Guardate che bello, io adoro la trama a scacchi, celestina e nero. Io mi sono innamorata quando l'ho visto, ho detto ok, deve essere mio. Solo che c'è una bella notizia e una brutta notizia, cioè almeno per me. La bella è che da 26 euro io l'ho pagato soltanto 10 euro, quindi al 61% di sconto, cioè 10 euro pochissimo. Ma la brutta notizia è che erano rimaste tutte M e io sono un XS e una S e quindi infatti mi sta un pochino largo. Anzi, mo ve lo faccio vedere come, cioè, come è indossato, però mi piace anche se è un po' larghino l'effetto over, diciamo che fa. Vedete? È un po' largo, però cioè, mi piace un sacco. Fatemi sapere nei commenti se a voi piace, cioè io lo trovo troppo stiloso. L'ho indossato proprio oggi, cioè con questo outfit, e voi mi direte, ma che ci sei andata in giro con il cartellino? La risposta è sì. Io, genio, ovviamente, ci sono andata in giro per Roma con il cartellino e adesso rimarrò con il dubbio per tutta la vita se ce l'avevo dentro o fuori così e ho fatto la figura da capra in giro, vabbè. Vai, comunque abbinato a quest'outfit, a questo gilet, ci ho messo, che ora vi faccio vedere, questa borsettina, Madonna santa, ogni volta per sistemare, questa mini borsettina che avevo preso da Primark tempo fa, guardate che carina, cadono soldi, a tracolla così, celestina che si abbina perfettamente al gilet, cioè dentro ci sta pure tanta roba. C'è pure il rossetto che indosso oggi, questo di Chiara Ferragni, non c'entra niente, però vabbè, cioè, se non divago non so io. E comunque niente, adoro questo abbinamento tantissimo. Nella busta, non so perché, ma ho ritrovato altre cose, tipo questa mousse doccia qui all'olio di cocco della Dove che uso sempre. Poi ho preso anche questo qui nuovo della Nivea, che è praticamente un doccia rinfrescante fatto, cioè si chiamano Fresh Smoothies, sembrano appunto frullati, vedete la consistenza è tutta così. L'ho preso io al lampone, mirtillo e latte di mandorla, c'erano tantissimi gusti, però ho voluto provare quello rosa, ovviamente. E poi ho preso anche questo qui, che è un semplice labello, solo che all'interno ha l'SPF 30, perché il mio con la protezione solare che mi porto sempre al mare l'avevo finito. E ho preso questo solamente 2 euro, penso che anche gli altri due prodotti, non lo so, li ho presi nello stesso giorno del gilet, quindi li ho buttati tutti qui dentro. E comunque fatemi sapere se volete un video dedicato al mio beauty mare con tutte le cose che mi porto appunto in spiaggia. Detto ciò, direi di ripassare ai vestiti. Sto passando da una cosa all'altra. E vi mostro questo top. Guardate qui, che bello, cioè super sobrio. Io lo adoro. Se volete vedere come è indossato, andatevi a vedere il vlog che ho fatto a Milano perché lì ve lo mostro proprio indossato. Comunque è un top normale ed è diventato il mio top preferito. Cioè, è tutto fatto così in tulle, poi fucsia, cioè io lo amo. E la cosa bella è che era pure in saldo da tipo 10 a 7 euro, ma pure se costava 190 euro lo avrei comprato. No, non è vero, no. No, scherzo, però lo amo, cioè, bellissimo. Fatemi sapere se vi piace. Poi, nello stesso negozio, ho preso anche questo body bellissimo, tutto rosa con la scritta Barbie. Se lo vedete a maniche lunghe è perché l'ho preso un po' di tempo fa, non l'ho ancora indossato, vabbè. E comunque da 10 euro l'ho pagato solo 5. Mi sta largo perché appunto, cioè è un po' largo, però che succede? L'ho visto lì, era l'ultimo, costava solo 5 euro, era rosa, c'era la scritta Barbie, ho detto chi se ne frega, prendiamolo. E l'ho preso.
Bella storia. Passiamo ora ai gioielli e come prima cosa vi voglio far vedere questa collana che mi hanno regalato. Fatemi sapere prima che ve lo dico io se l'avete riconosciuta. È questa qui, guardate un po'. È praticamente simile alla collana del film Titanic, Il cuore dell'oceano, quella che indossa Rose. E niente, cioè io Titanic è il mio film del cuore, il mio film preferito in assoluto e niente, la amo. Follemente, guardate che bella, cioè, ma che facce faccio dietro intanto? Vabbè, facciamo così, è meglio. E niente, l'adoro, è bellissima. Sarebbe bene anche qui, Dopo penso che la metto, comunque, collana stupenda, fatemi sapere se l'avevate riconosciuta. E poi altri gioiellini che vi faccio vedere sono quelli che ho preso in Grecia quando sono andata a Santorini. Mi avvicino, come primo vi faccio vedere questo qui. Guardate, spero metta a fuoco, sì, è un anello a serpente, cioè io veramente lo adoro, è bellissimo, c'era anche in oro, ho fatto un sondaggio su Instagram perché ero indecisa, metti a fuoco, e alla fine ha vinto quello argento e ho preso lui, è diventato il mio anello preferito, lo metto sempre, mi piace tantissimo, fatemi sapere se piace anche a voi. Poi vi mostro questi due qui bellissimi con la conchiglia, questo fucsia, questa bianca con la stella marina e questo qui che invece mi ha comprato una mia amica a Rodi, sempre in Grecia. Io li adoro, li indosso sempre quando vado al mare, ora in estate, cioè li sfrutto tantissimo. E niente, io e le conchiglie siamo una cosa sola, ne ho tantissimi questi braccialetti. Passiamo ora a un altro acquisto che se avete visto il mio penultimo video, lo shopping vlog, sapete già di cosa si tratta. Ed è questo libro che ho preso alla Mondadori. Ma... ho trovato 50 centesimi, sono ricca. Magari. Vabbè, questo libro qui che è il terzo volume dei libri di After, vedete il numero 3. Non vedo l'ora di iniziare a leggerlo, i primi due volumi me li sono divorati, è insieme a Titanic un altro mio film preferito. Fatemi sapere se voi l'avete visto o avete letto i libri, io ne sono follemente innamorata, infatti non vedo l'ora di iniziare a leggerlo. E poi a settembre uscirà il terzo film proprio al cinema, quindi non vedo l'ora anche di vedere il film. E niente, io fan numero uno. Andiamo avanti con il mio negozio preferito di sempre, che è Primark ovviamente, cioè penso che se vedete i miei video lo sapete. Questa bustina non so quando me l'hanno data perché le cose che vi faccio vedere adesso le ho prese in momenti diversi e comunque cioè ormai ho veramente tutto di Primark, ogni volta che vado prendo sempre meno roba purtroppo perché inizio ad avere tutto. Comunque un po' di tempo fa avevo preso questo qui che è un top decisamente da stirare, comunque è tutto bianco con la scritta Cruella perché è della collaborazione di Primark con il film Disney Crudelia che è uscito da un po' al cinema, io lo sono andata a vedere appunto quando è uscito e me ne sono innamorata, tant'è che mi sono comprata anche il top. Questa qui è la taglia XS, se non sbaglio l'ho pagato tipo 8 o 6 euro, ora non mi ricordo precisamente, però è bellissimo, cioè è un top super semplice, bianco, è molto aderente, quindi è carinissimo e mi piace tantissimo. Poi ho comprato un'altra cosa che adesso è diventata il mio must have, la uso tutti i giorni ed è questo olio corpo qui. Body oil idratante, pagato soltanto 3,50€ e veramente per 3,50€ prendetelo, dovete prenderlo perché è un olio pazzesco, idrata, poi lascia la pelle super morbida ma soprattutto luminosa, cioè la lascia veramente glowy, luminosissima, cioè io me lo metto ogni volta prima di uscire e mi vedo solo io nel buio, illumina tantissimissimo, infatti se vedete l'ho già utilizzato parecchio. Mi piace da impazzire, lo do a tutte le mie amiche e niente, one love. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere questo set di choker, anche ogni volta che vado da Primark sempre ci casco a comprare qualche gioiellino. Questi sono 4 choker pagati 4 euro, guardate sono fatti così, spero che riusciate a vederli. Sono super estivi con le perline colorate, questo ha la conchiglia, che ormai penso abbiate capito che è un'ossessione per le conchiglie. Io adoro metterli questi qui sopra un bikini al mare, cioè penso che siano stupendi, danno un tocco di colore in più. E niente. Poi, ultima cosa che vi faccio vedere per oggi, ed è anche una cosa, una novità per me, non l'avevo mai vista, tantomeno da Primark, è questo qui.
A 2,50 euro è un profumo solido in stick. Qua dice perfetto per viaggiare ed è alla profumazione di cocomero, quindi per l'estate è perfetto. C'è proprio un profumo solido in stick e dietro vi fa vedere anche le parti dove lo potete mettere. Cioè qui tipo consiglia sul décolleté, dietro le orecchie, sui polsi. Niente, sono super curiosa di provarlo. Secondo me sarà buonissimo, soprattutto perché è il cocomero. E niente, detto ciò, vi ho fatto vedere tutte le cose che ho preso ultimamente. Fatemi sapere nei commenti qual è la cosina che vi è piaciuta di più di questo video haul e se volete anche altri video haul, perché di sicuro li registrerò. Se non siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!